Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova sezione di mini studio biblico. Come avrai notato dal titolo, il tema che tratteremo oggi è la soluzione al peccato. Come avrai potuto notare nei video precedenti, abbiamo trattato alcuni argomenti che ci hanno portati in questa direzione. Siamo partiti dal primo studio che parlava, abbiamo ragionato su cosa è il peccato e avevamo considerato che il peccato, come dice la scrittura, è la trasgressione della legge. Poi abbiamo considerato anche chi è stato il primo peccatore prima ancora di Adamo ed Eva e la scrittura in Ezechiele 28 abbiamo visto che ci presenta Lucifero, il primo peccatore, ossia colui che ha peccato il primo di tutti. Peccò di orgoglio e di superbia e Dio lo cacciò via dal paradiso e lo maledisse per l'eternità. Poi abbiamo visto anche il peccato che commisero Adamo ed Eva e in modo particolare ci siamo concentrati sulle conseguenze di quel peccato, che la terra è stata maledetta per colpa di quel peccato, che loro sono stati mandati via dal giardino dell'Eden, dove ogni giorno passeggiavano con Dio, parlavano con Dio. Abbiamo visto e considerato che il peccato è una cosa molto seria e la cosa più, diciamo, più grave, tra virgolette, che provoca, che consegue il peccato è la separazione da Dio. Il peccato ci separa da Dio. Ecco, in questo video, in questo mini studio biblico di oggi, considereremo la soluzione al peccato, ossia questa separazione come può essere evitata. Nell'Antico Testamento Dio aveva stabilito una legge, un precetto, una prescrizione per ricevere il perdono dei peccati. Aveva dato delle indicazioni ben precise al suo popolo, al popolo degli ebrei per far sì che ricevessero il perdono dei peccati. E questa prescrizione, questa legge, la troviamo nell'Antico Testamento, come ho appena detto, nel libro del Levitico. Sarebbe il terzo libro della Bibbia. Il primo è la Genesi, il secondo è l'Esodo, il terzo è il Levitico. Lo troviamo al capitolo 4. Leggerò dal verso 27. Dice così la parola di Dio: se qualcuno del popolo pecca per errore e fa qualcosa che il Signore ha vietato di fare, rendendosi colpevole, quando gli sarà fatto conoscere il peccato che ha commesso, condurrà come sua offerta un agnello come suo sacrificio espiatorio. Poserà la mano sulla testa dell'agnello e lo sgozzerà come sacrificio espiatorio nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Il sacerdote lo farà bruciare sull'altare sopra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Sì, è vero, sembra una cosa molto cruenta, molto forte, ecco, questo del sacrificio. Ovviamente oggi noi non viviamo più sotto questa legge dell'Antico Testamento, dove bisognava sacrificare degli animali per ricevere il perdono dei peccati, ma all'epoca, a quel tempo, Dio aveva stabilito questo, era una legge che lui aveva stabilito. E anche se sembra molto cruenta, ovviamente Dio aveva uno scopo, e lo scopo è questo. Quando abbiamo detto che una persona pecca, doveva prendere un agnello, doveva portarlo sull'altare, davanti che c'erano all'epoca, c'erano i sacerdoti che amministravano per Dio, doveva prendere questo animale, posarlo sull'altare, mettergli la testa sopra la testa e sgozzarlo. Sembra un sacrificio veramente molto forte, ma c'era un motivo per la quale Dio lo aveva imposto. Il motivo era questo: che per colpa del tuo peccato, per colpa del peccato di una persona, doveva morire un animale innocente.
perché non aveva commesso niente. Cosa aveva fatto l'agnello? Niente. Ma per colpa del tuo peccato, per colpa del peccato di una persona, doveva morire un animale, un agnello. Cosa ti fa pensare questo? Che Dio stava preparando quello che un giorno sarebbe stato poi il sacrificio perfetto. Perché all'epoca, quando una persona peccava, ogni volta doveva presentare questa offerta, questo sacrificio. E ovviamente non è che era il sacrificio in sé per sé che espiava il peccato di quella persona, perché era simbolico. Non è perché ammazzava l'agnello, ecco, per questo Dio perdonava i peccati di quella persona. Era simbolico. Ovviamente, se una persona aveva fiducia nella parola di Dio, faceva questo, Dio guardava questo, Dio guardava la fede di quell'uomo. Una fede improntata, fondata sulla parola di Dio, la parola che Dio aveva stabilito, ed era proprio questa. Quindi vedete, Dio aveva uno scopo per quel tempo. E vuoi sapere qual è stato il primo sacrificio in assoluto che è stato fatto per il perdono dei peccati, per coprire il peccato di una coppia? Lo troviamo nel libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, appena la apri, al capitolo 3. Ci parla della storia di Adamo ed Eva. Se ben ricordi, l'abbiamo trattata in qualche video precedente, e abbiamo considerato che loro peccarono, hanno commesso il peccato di mangiare il frutto dell'albero della vita, che Dio gli aveva proibito, gli aveva detto: da tutti gli alberi potete mangiarne, ma da questo albero non ne mangerete. E invece loro cosa hanno fatto? Hanno dato ascolto al serpente, che rappresentava, che era il diavolo, era Lucifero, che li ha tentati, e loro sono caduti nella trappola, hanno preso questo frutto e ne hanno mangiato, prima Eva e poi Adamo. Ovviamente ha prodotto delle conseguenze, ma a un certo punto notiamo che è un particolare. Quando, subito dopo che hanno commesso questo peccato, dice la scrittura che si accorsero che erano nudi. Non se ne erano mai accorte. Perché? Perché non c'era malizia nel loro cuore, nel loro spirito, non c'era niente di tutto ciò. Ma da quando peccarono, iniziarono a avere vergogna e si coprirono con delle foglie di fico, se ti ricordi. Ecco, ma ad un certo punto le foglie di fico non erano buone per coprire la loro nudità, la loro vergogna, le loro parti intime. E allora ecco che interviene Dio. Interviene Dio, e al verso 21 del capitolo 3 sta scritto: Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Delle tuniche di pelle e li vestì. Dio è stato il primo a fare il primo sacrificio per coprire la vergogna, il peccato che avevano commesso Adamo ed Eva. Ovviamente non è l'unico, perché poi ce ne sono stati altri, ma ovviamente poi entra in gioco la legge ed era l'uomo a portare l'agnello, era l'agnello dell'uomo che veniva portato in sacrificio. Ma ad un certo punto, come abbiamo meditato nei primi video, e il tema principale di questa playlist è il verso del Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 28, che dice che Giovanni Battista, a un certo punto, mentre stava battezzando sul Giordano, vide Gesù da lontano e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio, non più dell'uomo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ovviamente di questo ne parleremo un po' più avanti, perché stiamo andando a tappe. Oggi abbiamo visto qual è stata la prima soluzione che Dio ha trovato al peccato. Anzi, perdonami, non la prima soluzione, la soluzione, perché non ce ne sono poi state altre.
Ecco, in questo studio, ecco, abbiamo compreso questo, che il peccato ha delle conseguenze incredibili sulla nostra vita e a volte sono delle conseguenze irrimediabili. Io, come voi sapete, ho avuto un passato di tossicodipendenza, ho usato eroina, ho usato cocaina, ho usato le siringhe. E se in quegli anni che io ho usato la droga avessi preso l'AIDS, non ce l'ho, grazie a Dio, ma se avessi preso l'AIDS, ecco, quella sarebbe stata una delle conseguenze terribili causate dal mio peccato, ossia quello di drogarmi, quello di bucarmi. Ecco, ci sono dei peccati che purtroppo hanno delle conseguenze terribili e a volte quasi inevitabili, a volte quasi irrimediabili. Però Dio, come abbiamo potuto vedere in questo video, ha dato una soluzione perenne, e questa soluzione è il sacrificio perfetto di Cristo Gesù. Ovviamente ci sono tante credenze su questo. Alcuni credono che una volta che Gesù è morto sulla croce, tutti sono perdonati, non c'è bisogno più di chiedere perdono, tutti sono perdonati, tutti andranno in paradiso perché Gesù è morto sulla croce, perché Gesù ha detto i peccati ti sono perdonati. Allora, io voglio parlarti chiaro, ovviamente, però voglio essere chiaro alla luce di ciò che dice la Scrittura. È vero, Dio, Gesù sulla croce ha caricato su di sé ogni peccato, però dice anche la Scrittura affinché chiunque crede in Lui non perisca, non muoia, ma abbia vita eterna. Chiunque confessa il proprio peccato riceve il perdono dei peccati. Ecco perché l'Apostolo Pietro, tutti gli apostoli e ancora oggi i pastori e i predicatori continuano a ripetere un messaggio che lo dava sia Giovanni il Battista sia Gesù. E il messaggio è questo: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ora, cosa significa ravvedersi? Significa pentirsi dei propri peccati, confessare il proprio peccato e ovviamente non commetterlo più, cambiare strada, voltare pagina, fare dietro fronte e andare per un'altra via. Ecco, questo è quello che Gesù vuole. Quando noi facciamo questo, riceviamo veramente il perdono di Dio, lo sentiamo, lo realizziamo e da quel momento in poi inizia una vera e propria relazione con Dio. Io questo l'ho realizzato quasi 9 anni fa. Non ti sto raccontando una storiella, ma è quello che io ho vissuto. Io ho fatto questo. 9 anni fa mi disse che avrei dovuto confessare il mio peccato solo a Gesù e chiedergli di entrare nel mio cuore. Io l'ho fatto. E 9 anni fa Gesù ha perdonato ogni mio peccato, mi ha salvato e mi ha liberato da tutte le dipendenze, da tutte le schiavitù, dall'ansia, dalla paura, dalla tristezza, dalla depressione, dalla noia, dall'insoddisfazione, e ha iniziato a darmi pace, gioia, felicità, armonia, ha ricostruito la mia famiglia, ha fatto tanti di quei miracoli che ho scritto un libro che tra qualche giorno uscirà. Ma questa era una parentesi, non voglio parlare di questo. Voglio dirti questo: oggi tu hai la possibilità di poter ricevere il perdono dei peccati. Non hai bisogno di portare un agnello sull'altare e sgozzarlo per ricevere il perdono, ma puoi farlo confessando il tuo peccato direttamente a Gesù. E in questo momento, se tu senti nel cuore di farlo, io ti consiglio di fare una cosa: stacca questo video, chiudi gli occhi e inizia a confessare i tuoi peccati a Gesù. Ah, voglio dirti una cosa, perdonami. No, Gesù non è come un prete che puoi raccontargli solo quello che ti conviene. Lascia passarmi il termine. A Gesù, Gesù sa tutto di te. Quindi apriti completamente. Confessagli ogni tuo peccato, sia quelli meno, secondo te, quelli più leggeri, sia anche quelli molto pesanti che tu solo conosci. Confessaglieli. E poi digli: Gesù, da oggi in poi io voglio cambiare vita. Voglio iniziare una nuova vita
con te, che tu mi possa guidare, che tu mi possa benedire, che tu possa entrare nel mio cuore, che tu possa salvarmi. Parla con Gesù, a parole tue, ma fallo in questo stesso momento, perché la scrittura dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questa è la mia preghiera per te che stai ascoltando in questo momento. Signore, tocca il cuore. Signore, porta guarigione. Signore, porta salvezza nella sua anima. Signore, possa tu benedirlo, possa tu fortificarlo nello spirito, possa tu fare in modo che possa crescere nella fede attraverso la tua bontà e attraverso il tuo Santo Spirito. Questa è la mia preghiera per te e sono certo che Dio lo farà. Con questo io ti saluto, ti auguro una buona giornata e che veramente tu possa magari scrivermi nei commenti e dirmi: Andrea, Gesù mi ha salvato, veramente ho fatto quello che mi hai detto e sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Per me sarebbe il più grande regalo che potresti farmi. Quindi Dio ti benedica, Shalom!